si terrà come ogni anno il prossimo 25 aprile, la 50 km di Romagna, quella che di fatto è una delle ultramaratone più importanti, più frequentate sul territorio italiano. È nota anche come il piccolo passatore, perché si corre circa un mese prima rispetto alla 100 km del passatore e l'altimetria un po' ricorda quella della gara da Firenze a Faenza. Non solo, la 50 km di Romagna è una delle tre gare del Trittico di Romagna, manifestazione che raccorpa la Maratona del Lamone che si corre inizio aprile, la 50 di Romagna il 25 aprile e poi la 100 km del Passatore l'ultimo sabato del mese di maggio. I tempi delle tre gare sommate assieme fanno una classifica per cui la persona che finirà tutte e tre queste gare andrà in classifica per il Trittico di Romagna. La 50 di Romagna ha un percorso molto particolare e molto interessante. Se guardiamo l'altimetria sembra facile, di fatto si sale partendo da quasi il livello del mare fino a circa 500 metri d'altezza nei primi 30 km del percorso e poi si scende fino a ritornare alla partenza. In realtà non è proprio così. Vi racconto in questo video quali sono le parti alle quali prestare maggiore attenzione e come approcciare questa gara. Bene, partiamo dal centro di Castel Bolognese. I primi 5 km scorrono via abbastanza facile, di fatto completamente in piano. Giriamo tra le stradine del paese, ci sono un po' di andata e ritorno, si ripasserà nuovamente accanto alla partenza e poi ci si direziona verso la provinciale che ci porterà a Riolo Terme. Imbocchiamo la provinciale al 5° chilometro e da qui, dal 5° al 12° la strada sale leggermente. Se guardiamo l'altimetria, il guadagno di quota è abbastanza ridotto, ma in realtà è una strada vallonata, quindi ci sono continui successioni di pezzi in piano, in leggera salita e in leggera discesa. La strada è abbastanza rettilinea, si vede bene, ma dobbiamo tener conto del fatto che muscolarmente questo tratto è piuttosto impegnativo. Come correre? Un suggerimento che mi è stato dato l'anno scorso, quando ho fatto la 50 di Romagna, era quello di correre sostanzialmente a una frequenza cardiaca simile a quella del mio medio. L'impegno quindi era abbastanza importante, ma non massimale, e questo mi ha permesso di salvarmi le gambe e il fiato per la seconda parte della gara. Arriviamo a Riolo Terme, c'è un bel passaggio, e da qui si prosegue per altri circa 12 km. Destinazione finale, Casola Valsegno, che è il punto di fatto più lontano rispetto alla partenza. Il percorso qui è simile ai chilometri precedenti. Abbiamo un continuo alternarsi di tratti in piano, leggera salita, con qualche discesa, in alcuni casi anche un po' più ripida. Nulla di particolare, ma non dobbiamo pensare di andare via a un ritmo costante. Dovremo costantemente alternare la nostra velocità al nostro passo, tenendo conto di quello che è la variazione altimetrica. Qui è facile per chi corre o con un sensore di potenza, oppure seguendo la frequenza cardiaca, fissatevi un parametro di riferimento e cercate di stare in quel intorno, adeguando la velocità di conseguenza. Arrivati a Casola Valsegno, al 24° chilometro, c'è un tratto molto particolare. Quasi un chilometro di discesa, molto in piedi, con grande pendenza, ci farà scendere all'interno di una sorta di piccola valletta, dalla quale partirà l'attacco della salita vera e propria, 5 km che ci condurranno al chilometro 30. Questa salita di circa 5 km è molto regolare, si sale 280 metri, quindi la pendenza non è terribile, siamo attorno al 6-7% e va corsa con giudizio. Anche qui la chiave di lettura è quella della regolarità, a mio avviso. Partire con un certo impegno cardiaco, un certo impegno muscolare, cercando di mantenerlo e facendo in modo tale di non andare fuori giri. La gara è ancora molto lunga, arriveremo in cima alla salita al 30° chilometro. Superata la cima, ripartiamo immediatamente con la discesa. Ci dirigiamo verso Zattaglia, dove arriviamo attorno al chilometro 35. Se la salita è stata abbastanza impegnativa per quanto riguarda il dislivello, la discesa è uguale, si scende con lo stesso dislivello altimetrico. Però qui il percorso prevede delle curve a U, è tutto uno zigzag, mentre la salita è abbastanza lineare. Arrivati a Zattaglia, la strada diventa più dolce e più rettilinea. Ritroviamo sostanzialmente quello che abbiamo visto nei primi 20 km della gara, ma al contrario, continuiamo a perdere quota, leggermente, dolcemente, e questo aiuta nella corsa, ma il percorso è sempre molto vallonato, cioè ogni tanto troviamo dei punti con una pendenza magari a noi favorevole maggiore, in altri casi troviamo degli strappi un po' in salita. Qui la fatica si fa sentire perché siamo attorno al chilometro 35-40 e ne abbiamo ancora 10 prima di arrivare a Castel Bolognese. Se avremo amministrato bene la prima parte senza andare eccessivamente in fuori giri e soprattutto senza cuocerci le gambe nella veloce discesa di 5 km dal 30 al 35esimo, avremo probabilmente sufficienti energie per far bene questa parte. Molti cammineranno in questa parte. Se state bene potrete correrla e correrla anche molto velocemente. Si prosegue così fino al chilometro 47, sempre con questa alternanza di salite e discese, però diciamo con la strada un po' più a favore piuttosto che contraria. Al 47esimo ritorniamo in piano, siamo alle porte di Castel Bolognese,
rientriamo sul percorso fatto nei primi chilometri e arriviamo al lungo rettilineo finale, dove vedrete molto lontano e molto piccolo lo striscione del traguardo. Bene, qui dovete semplicemente volare, correre il più forte possibile e attraversare il traguardo della vostra ultramaratona. La 50 km di Romagna è una gara molto bella come percorso, sicuramente che aiuta coloro che si vogliono avvicinare alla 100 km del passatore, perché è piuttosto impegnativa ma ancora gestibile, ed è organizzata a Romagna, terra dove sono veramente molto bravi a coccolare i podisti, a seguirli e a dare tutto quel contorno che è importante affinché una gara sia anche una festa. Se avete corso la 50 km di Romagna, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, e se avete qualche indicazione particolare da dare su come affrontare questa continua variazione altimetrica lungo i 50 km di questa gara, bene, scrivetelo, perché è molto importante per chi l'affronta per la prima volta. Continuate a seguirci qui sul nostro canale YouTube, trovate l'articolo dettagliato sul sito del Running Club. Ci vediamo presto con il prossimo video.